3, 2, 1, via! Oggi direi in spirito natalizio con la mia maglietta e tutte le nuove skin che stanno uscendo nel negozio oggetti. Abbiamo Lampezzino, Johnny si accogliete che, regà, ha praticamente il mio maglione. Cioè, siamo molto simili, ecco, non proprio uguali, però molto simili. Quindi direi di shoppare questa. Ad uno di voi che mi segue sempre, guarda tutti i miei video, compra come regalo. A Marco Maiocco, grazie mille, bro, per seguirmi sempre e guardare ogni mio video. 3, 2, 1, let's go. Guardate il tuo nuovo regalo. E mi raccomando, codice creatore, solo per veri capitali, utilizzato da Natale, che dovrebbe essere il periodo dell'anno in cui siamo tutti più buoni. Signor Calpi, guarda davanti ai tuoi occhi in questo momento, perché quello che vedrai è qualcosa di incredibile. Un portale è letteralmente apparso su Fortnite, e non è solo uno, sono ben due portali. Il secondo portale in realtà, quindi quello che è apparso per ultimo, è quello che stiamo per guardare attualmente. Oh mio Dio, raga, si sta aprendo. C'è qualcosa all'interno, Calpi. Che cosa? Cavolo. Calpi, guarda. Ma scusami, questo qua sarebbe un portale? Allora, attualmente all'interno sembra esserci una cosa tipo una galassia. Oh, che cavolo è questa cosa? Ok, ma io voglio andare... entrarci. Calpi, questo lo faremo nel corso del video. Ora voglio andare a vedere assolutamente che cavolo c'è nel primo portale. Prima però dobbiamo armarci, Calpi, perché ti ricordo che siamo in una partita di Fortnite. L'obiettivo è la vittoria reale. Anzi, vabbè, in questo caso l'obiettivo è controllare che cavolo c'è dentro questi portali stranissimi. E per quale motivo ci sono questi portali sulla mappa, raga? Allora, tutto parte in realtà dal punto zero. Oh, cavolo, Calpi, ma che cacchio è questo? Calpi, oh. Calpi, un tizio che mi sta attaccando. Ed è sempre questo molto qua, il lanciarazzi. Giusto, questo qui è il lanciarazzi. Calpi, dobbiamo ucciderlo, assolutamente. Parto, let's go. Abbiamo il lanciarazzi. Grazie, vabbè, per avermi fatto vedere il fucile leggendario. Serviva anche il medikit, ecco. Grazie mille. Calpi, scendi immediatamente da questo aereo. Immediatamente. Calpi, ti ricordo che te quando guidi un aereo non sei raccomandabile, ok? Ecco, grazie. Vedo che hai finalmente capito chi è qui il pilota. Stiamo recandoci al secondo portale. In realtà, il primo portale mai creato. Cavolo, Calpi, Mayday! Ci spara! Ma chi è che ci spara? Non lo so. Spara anche tu, magari. Ecco, perfetto, grazie. Ottima idea. Ok, ci siamo quasi. 109 metri, 90 metri, 70 metri. Calpi, picchiata. Ok. Oddio, eccolo. Fermiamo i motori. Eccolo qui. Signor Calpi, ti presento il secondo portale che attualmente... Ma qui non si può entrare. Esatto, non è altro che un razzo inutile. Infatti il portale, da quanto ho capito, si è spostato da qui a quello che abbiamo visto prima. Quindi praticamente questo qua giù. Però se ci avviciniamo si sentono dei rumori strani. Aspetta un attimo. Zitto, zitto. Che cavolo sono sti suoni, Calpi? C'è qualcosa qua dentro. Mi sa che è qualcuno che ha un po' lo stomaco debole. Sì, sì, hai ragione, Potrebbe essere qualcuno con lo stomaco debole, o potrebbe essere qualcos'altro. Per esempio, si teorizzava qualcosa su The Walking Dead in Fortnite. Per chi non lo sapesse, The Walking Dead è una famosa serie di zombie, di cose, insomma, strambe, zombie che vanno a destra e a sinistra, che uccidono tutti. Si vociferava qualcosa appunto su The Walking Dead. Qualcosa che i portali dovrebbero portarci alla dimensione di The Walking Dead, o insomma, cose simili. Comunque, Calpi, ci stanno sparando e sto andando verso il punto zero, non a caso, perché dal punto zero partono due razzi. Un razzo che va direttamente al primo portale dove siamo appena stati, e che in realtà adesso non è più un portale. E il secondo razzo che va invece al vero e proprio portale. Quello che dobbiamo fare ora, Calpi, è riuscire in qualche modo ad entrare all'interno. Oh cavolo, Calpi, Mayday, carburante ridotto. Come facciamo? Ferma i motori. Ok, dobbiamo sicuramente fermarci qui sull'acqua. Ci arriviamo, tanto ci arriviamo, vai tranquillo. Ok, ho una bella idea, vado in alto. Scendi ora. Via. E voilà, la fine del razzo che parte dal punto zero riporta praticamente a questo punto dove c'è il portale. Più noi ci avviciniamo, più il portale si chiude. Guardate, raga, quando noi ci avviciniamo praticamente scompare, non rimane altro che la scia. Calpi, dobbiamo assolutamente trovare il modo di entrare lì dentro, hai capito? Guarda, ho un'idea, Vai. Così, dimmi. guarda okay. Vado super veloce. Ok. Calpi, ce l'hai fatta? Direi di no. No, direi anche io di no. Ok, vabbè, il tuo primo tentativo come al solito è fallito. Calpi, qui mi sono scritto una miriade di modi per entrare all'interno di questo portale. Li proveremo tutti e vedremo quale funziona. Intanto, Calpi, perché stai sparando alla gente? Non si fa in questo gioco, non si guarda, spara. Questo qua mi stava antipatico. Ah, ok, vabbè, allora va bene. Più che altro, non lo so, se magari è qualche arma più utile di una pistola bianca e di quattro colpi del fucile a pompa tattico, mi farebbe piacere. Beh, ne ho 5 di colpi del fucile tattico, E Calpi, in carico urgente, perché ti devo proteggere? C'è qualcuno che ti ha ficcato una taglia sulla testa, per caso? Sto antipatico a molte persone, sì, e sì, anche a questi qua, guarda. Calpi, vai tranquillo. L'ho uccisi. Ok, perfetto, grande. Ah, erano proprio loro quelli. Sì, infatti, erano proprio loro quelli a cui ruberò tutte le armi, evidentemente. E come primo tentativo pensavo di entrare utilizzando una macchina. Quindi dobbiamo prendere la macchina più veloce di Fortnite e scaraventarla contro il portale, Calpi.
Beh, Lamborghini fare... Sì, direi Lamborghini. Dobbiamo fare molto velocemente perché guarda la safe. Oh, cavolo. Ok, ho preso la Lamborghini. Oh, mio Dio. Ok, questa qui forse è la Lamborghini. Ma che cavolo ha questa Lamborghini? No, raga, aspettate un attimo. Calpi, è troppo veloce. Calpi, ha qualcosa che non va. Ti giuro, è la Lamborghini più veloce del gioco. Meglio, cioè. Ovvio, meglio, però è veramente troppo veloce. Dove cavolo è qui adesso sto... questo portale? Calpi, ho perso il portale. Ah, eccolo. Abbiamo qualche piccolo problema tecnico. Ok, signor Calpi, costruiscimi la rampa più alta del gioco. Vabbè, basterebbe in realtà la costruzione. 3, 2, 1, di corsa. Ok, ho preso troppo poca velocità. Direi veramente troppo poca velocità. Direi di Calpi, costruiscimi la piattaforma in modo tale che la Lamborghini non slitti troppo. Perfetto, no, ok, dall'altra. Calpi, cosa stai facendo? Ho capito. Ah, ho capito cosa vuoi fare. Va bene. Ottima idea. Geniale. Ok, fermo che ci siamo incontrati. Non sprecare troppi materiali anche io. Guarda, no. Poi cos'ho? Pesce.0, magari. Ok, funziona. Pesce.0 potrebbe servire a qualcosa. Dopo magari ci proviamo. Perfetto, Calpi. 3, 2, 1. Turbo! No, fermi! Calpi, la tattica della Lamborghini non funziona perché come ci avviciniamo? Questo cavolo di portale si chiude. Ok, abbiamo un lanciarazzi, possiamo fare un'altra tattica. Calpi, intanto ho preso un botto di danno purtroppo. Vieni qui, prendi tutti i miei razzi. Calpi, veloce, prendi okay, i miei cavoli di razzi. Ah, devo fare il rocket ride. Come hai fatto a capire al volo? Esatto, il rocket ride. Questi Calpi sono anni di esperienza. Da dove cavolo pensi di lanciarmi? Da qui sotto. 3, 2, 1, vai! Let's go! Non ci siamo! No! Fermi tutti! No, Calpi, ma sei volato con il rocket via. Ride ha funzionato! Ok, abbiamo un serio problema tecnico. Ora c'è la safe, Calpi, che ci dà la caccia praticamente. Beh, penso che uno degli ultimi tentativi sia il pesce. Ok, il pesce.0, no, in realtà ne avrei altri due. Hai qualsiasi tipo di granata o qualsiasi cosa che può esplodere e fare una grande esplosione? Beh, il lanciarazzi. Il lanciarazzi, giusto. Però qualcosa che faccia una grande esplosione e che faccia danno anche a te. Quindi... ma come a me? Cioè, nel senso, qualcosa che ti sposti. Ecco, per esempio, mi è venuto in mente ora l'esplosione della Lamborghini. Ok, ci siamo. Allora, metto la Lamborghini in questo punto. Calpi, sparagli. Vai. Che cavolo, stai andando troppo indietro. Fermo. No, fermo. Non sparargli più. Stai andando letteralmente troppo indietro. Ok, la mettiamo qui vicino al portale. Ci siamo. Ok, 3, 2, 1. Vai, Calpi, sparagli. Oh mio Dio, fermi tutti, cavolo, non ha funzionato. Vedendo più che altro quello che è il vero problema, Calpi, che ho preso un botto di danno per sta cosa, ma ha dato fuoco a tutto. Ok, questo portale sembra essere più difficile da attraversare di quanto pensassi. Quindi ora proveremo con le maniere forti. Calpi, prima del pesce.0, dammi un po' di materiale, per favore, che sono leggermente a corda. Ecco, grazie. Stavo dicendo, prima del pesce.0 dovremo costruire una struttura gigantesca. Che cavolo, ti levi? Ho capito, scusa. Che ci permetterà di andare sul portale cadendoci dall'alto. 3, 2, 1, sì! No, Calpi, ho preso una kill. Un problema tecnico. Aspetta un secondo, come hai fatto a prendere la kill su di me? Ma non lo so, mi ha detto che ti ho atterrato. È vero, c'era la kill, ma non capisco per quale motivo. Calpi, ultimo tentativo, dov'è il pesce.0? Pesce.0, dammi quel cavolo di pesce.0 prima che moriamo. Veloce, 12 secondi, no Calpi, non ce la faremo mai. È un suicidio. Sì, ce la fai. Non ce la facciamo, io non ce la posso fare, no! Fermi un attimo tutti, che cavolo, Calpi, non ce l'abbiamo fatta a testare il punto 0. Però ora sono nella modalità replay, la modalità che ci può svelare tutta la verità sul portale. Siamo in drone libero, abbiamo fermato totalmente tutto il gioco e ora invece ci risiamo. Il portale è esattamente davanti ai nostri occhi. Io in questo momento sto atterrando molto vicino al portale. Voilà, terza persona, e qui il portale si apre. Attenzione, andiamo a fare la prova del 9. Drone libero e oh mio Dio! Raga, guardate, è una galassia. E ogni volta che io zoomo, la galassia diventa sempre più dezoomata. Quindi se io zoomo totalmente, praticamente mi fa vedere l'intera galassia dall'interno del portale. E al momento, sinceramente, non capisco a che cavolo si riferisca. Qualcosa sicuramente col punto 0, qualcosa di collegato. Ma al momento veramente non capisco nulla. A voi per caso vi viene in mente qualche evento o qualcosa del genere? Perché a me sinceramente nulla, ok. Proviamo ad avvicinarci lentamente, raga. Posso avvicinarmi ancora un po'? Perfetto. Oh mio Dio! Calpi, posso entrare all'interno del portale? Ok, fermi tutti. Sto per entrare all'interno del portale. 3, 2, 1, via!
Oh oh, che cavolo è successo? Siamo in qualche modo all'interno di un universo parallelo. Oh oh, sì, raga, sembra che siamo proprio all'interno di questo universo parallelo. Siamo in questa cavolo di galassia gigantesca, che sinceramente non capisco che cosa voglia dire. Oh cavolo, Calpi, tu per caso in testa hai qualche teoria? Non lo so, ti viene in mente qualcosa su che cosa potrebbe essere questa cosa gigantesca, questa galassia? Potrebbe riguardare la Skin Galaxy, qualcosa con la galassia. È vero, Skin Galaxy effettivamente, raga, la texture di questa galassia è perfettamente uguale a quella della Skin Galaxy, però sinceramente non credo che abbiano qualcosa in comune. Non so, magari un ritorno della Skin Galaxy. E perché nel primo portale si parlava proprio di The Walking Dead? Guardate un attimino il primo portale, raga. Questo era il primo portale. E come vedete all'interno sembra proprio esserci un'ambientazione stile The Walking Dead. Ci sono, insomma, tutte le foreste abbandonate, cose strane, campi agricoli non coltivati. Cioè, sì, campi agricoli coltivati, però abbandonati, ecco. Quindi uno scenario proprio da The Walking Dead. In questo secondo portale abbiamo una galassia. Che cavolo vorrà dire? Raga, qui vi chiedo il vostro aiuto nei commenti. Scrivetemi qua sotto nei commenti una vostra teoria riguardo che cosa potrebbe essere questo portale. Intanto vi ricordo, mi raccomando, codice cap, perché a Natale siamo tutti più buoni e perché, insomma, sono i veri capitani, sono il codice cap. Non dimenticate di seguirmi sempre per non perdervi tutti i regali che faccio inizio video. E noi ci vediamo, come al solito, ad un prossimo video. Ciao, ciao, ciao.